Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un gameplay dedicato a Green Hell, titolo survival che dovrebbe uscire in questi giorni, esce in questi giorni su Steam. È un titolo di sopravvivenza, lo seguo da diverso tempo, da diversi mesi da quando fu annunciato, e sembra molto ma molto interessante. Mi ha ricordato i primi video che ho visto al tempo della presentazione, un po' The Forest. È ancora in accesso anticipato, quindi non è ancora completo. Si trova su Steam, c'è anche l'italiano. La storia ancora non c'è, però possiamo fare la sopravvivenza. Lo andiamo a scoprire insieme con questo primo episodio. Poi vorrei farci in realtà una serie. Io già ho provato un pochino, andiamo con facile perché mi sa abbastanza complicatuccio. Vi dicevo, ho già provato un pochino a vedere se andava bene tutto quanto. Sembra che a settaggi ci siamo. Ho abbassato un po' la qualità perché, come ben sapete, chi gioca i titoli d'accesso anticipato, spesso, soprattutto quelli un po' più pesantucci, nelle prime fasi di sviluppo sono ancora più pesanti di come saranno successivamente. Ormai siete abituati, sul canale ne abbiamo portati tantissimi di titoli d'accesso anticipato, e quindi nelle fasi iniziali sono un po' più pesanti. Partiamo dal giorno 1. Eccoci qui pronti con il nostro personaggione. Ok, stai cacciando. I'm here. Hey! I'm here! Ci sono sottotitoli, spero che riusciate a leggerli. Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? Ok, quindi è inutile che urlo. Allora, T per rispondere. Vabbè, puoi venire. Just go ahead. I need to find something in my bag. Secondo me vuoi dormire ancora, mi scusi. I know you all too well. Ma che è sta caciara? Guarda sti pappagalli. Can't hide anything from you. Lo so, ma very well. You can catch up, yes. The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Ok. Possiamo muoverci, ma nel frattempo aspetta che risponderà. Messa a freno a mano, non si sa mai. Sì. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Maledetti. Yeah, I feel you. This place is beautiful. Still? Can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jawahaka village. Comunque, nel frattempo il nostro obiettivo è quello di trovare un accampamento. Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Aspetta, mi si è caricato sta cosa, scusa. Non sui piedi. Have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Allora, come detto, dobbiamo cercare un accampamento. Ci addentriamo nella boscaglia mentre la tipa stava aspettarla nella barca, mica scema. Noi intanto possiamo raccogliere degli oggetti qui in giro. Allora, questa prima parte, come detto, è la modalità sopravvivenza. Però nella prima fase, questa che stiamo facendo adesso, è una specie di tutorial, diciamo così, una parte iniziale che poi sarà quella della storia, perché appunto ci sarà anche una storia da seguire per questo titolo. Ma noi andremo poi con la sopravvivenza dopo finito il tutorial, diciamo così. Io intanto raccolgo un po' di robe qua in giro. Come dicevo, la qualità l'ho messa su media perché, come vedete, con tutta questa vegetazione il gioco è abbastanza pesantuccio, soprattutto ora inizialmente, che deve essere ancora perfezionato, meglio completato. Comunque l'accampamento sta qui sotto. Qui sotto intanto delle bestie ci girano intorno. Un po' di varani. Attenzione, ci sono delle liane. Aspetta. Ah, queste dobbiamo tenere premuto per raccoglierle. Voi come sempre ragazzi fatemi sapere la vostra. Torniamo con i survival, con questo survival che era, come detto, interessante sin dalle primissime fasi che chiama mia, vidi ormai mesi e mesi fa ho trovato la tenda. Found the tent. Is everything all right? Aspetta un attimo, sto depredando gli alberi. Vabbè, spacious interior, albergo. Luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor.
As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. Ancora non lo so se first glance, it looks like we have everything we might need. Perfetto. Cazzorcio però, scusate. Ah, giorno 2, bene, bene. Mi dicevo, come detto, tornando con i suoi, lasciate like, condividete. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should, maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic okay. Canned beans. Vabbè, ognuno il suo, ci abbiamo questi. Questi ci mangiamo. E seguitemi, mi raccomando, su Instagram, Twitch per le live. E allora, leggiamo. La tribù perduta, questa è la loro terra, un'eredità che si tramandano da migliaia di anni. Chiunque venga qui deve rispettarla. Sono passati 3 anni dall'ultima volta che li abbiamo visti. Spesso reagiscono con paura e a ciò che non conoscono. È folle, ma ci serve il loro aiuto. Il nostro piano dipende da loro. Ok, quindi dobbiamo questi indigeni. Oddio, con The Forest gli indigeni non è che ci abbiamo avuto molto un buon riscontro, quindi non lo so, eh. Comunque trova un utensile per tagliare gli alberi. Grande, il macete, partiamo subito. Guarda, ne prendo 2. Taccuino, premi C per aprire il menu circolare. Andiamo col taccuino e selezioniamo fuoco. Ci sono un sacco di cose. Ora al momento non so quante ne abbiamo scoperte. Allora aspetta, fuoco. Tanto vabbè, lo piazziamo qua fuori la tenda, che se c'è piove, se no. Allora ci servono bastoni corti, termina la costruzione, bastoni piccoli e bastoni grandi, quindi cioè siamo scordati qualcosa a casa. Yeah, everything the porter's left. Why? Apriamo quelli corti. Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. Ok, ci siamo dimenticati qualcosa a casa probabilmente. Allora, vediamo. Termina la costruzione. Ma vediamo un attimo se possiamo scassare giustamente per tagliare gli alberi. Adesso ci ha fatto prendere, quindi dai, è così. Ok, con cattiveria. Allora, abbiamo un bastone lungo. Ah, che ci rimane proprio su. No, aspetta un attimo, scusa. Non so se ci servirà, ma te lo lascio un attimo qua. Ok, grazie. Poi abbiamo un bastone. Ci servono quelli piccoli, però quello lungo te lo lascio qua. Niente, piccolini non ce n'ha dato neanche uno questo, possibile? Proviamo a scassarne altro. No, questo è proprio un albero albero. Aspetta, partiamo da qua. Ma penso che... Vai così. Oh, aspetta, foglie di banano. Abbiamo ammazzato un banano, mi scusi. Aspetta un attimo. Ah no, il bastone c'è una... Basta con sti bastoni qua. Ah, aspettate, però se noi... Grande, questa cosa ci... Io in automatico non sono andato a farla questa cosa, ma effettivamente sì. Praticamente noi abbiamo, ad esempio, qui dov'era che l'ho lasciato... Bastone lungo. Intanto prendiamo questi piccolini. Se il bastone lungo gli diamo un'altra mazzoccata, diventa un bastone normale. Un'altra bastone corto. Ok, perfetto. Quindi possiamo andare a scassare pezzi più grandi e farli più piccoli. Lo dico perché, come detto, abituato a The Forest magari. Allora, bastoni grandi ce n'abbiamo. Cioè bastoni medi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Grande è così. Aspetta, il telefono. C'è l'accendino? Mia, can you bring me a lighter? C'è un altro macete che io prendo, così. Remember when I mentioned we te pareva? To be lacking some equipment? Aspetta, sorcio. Don't sorcio. Tell me. Credetti. Yeah, we have no fire. Bene. Not a single lighter, nor a box of matches. Ma scusa, cioè abbiamo i pannelli solari e non ci abbiamo un accendino, everywhere? Ma le basi, le basi. You need to do it the old fashioned way. Well, beh, not the best start of the expedition. Allora, trapano a mano. Vediamo, bastone più bastone corto, ok, crea un utensile per accendere, per aprire il menu circolare, scegli creazione. Allora, andiamo con zaino, abbiamo taccuino, dormi, crea.
Allora, ci aveva detto come fargli, quindi qua abbiamo un quantitativo di macete abnorme con un bastone. Trascina e rilascia un oggetto sulla tavola della creazione. Ma è tipo questa la tavola di creazione. Bene, bastone corto, tac, crea trapano a mano. Grande così. Con che tecnica? Aia, ci serve il combustibile? Attenzione, per accendere il fuoco, trova qualcosa di asciutto come un nido di uccello, fibre o foglie secche. È una parola, aspetta che ci addentriamo un attimo qua nella boscaglia, no? Aspetta, queste foglie sembrano... un attimo. Sembrano secche. Ce ne sono alcune fatte bene, alcune un po' più secche. Un attimo. Foglia di palma. Foglia secca. Grande. Questa è giusta. Questa è secca. E anche questa. Questa cosa mi piace. Il fatto di poter raccogliere un po' di tutto. Ora mi sono persa. Ok, ci siamo, momento. Torniamo con cattiveria. Allora, apri lo zaino con tab. Dobbiamo cliccare espandi. Trapano a mano, usa. Trascina gli arbusti nello zero e lascia nello sotto utensile per accendere il fuoco. Quindi foglia secca la prendiamo e la mettiamo qui. Grande così. Siamo molto sul palmo. Cioè, aspetta che mettiamo là. Oh, Mia, guarda qua. The fire is burning. Coming, give me a minute. E poi vedete, dobbiamo posizionare varie cose. Bene così. Cioè, abbiamo una braciola, che ne so. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Grazie, devo fare tutto io, scusa. I'll miss you. And I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid. And yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Ok, quindi lei si vuole infiltrare con nella tribù, va bene. Noi abbiamo scritto un libro al riguardo, forse, che ha creato attenzione, che ha fatto dei danni, a quanto pare sì. Comunque, ci svegliamo, a posto. Ispeziona la tenda. Aspetta, leggi nota. Sono al villaggio, chiamami con la radio quando ti svegli. C'è un regalo per te, con amore mia. Ok, allora aspetta, vediamo un attimo di rispondere. Hello? Cioè, rispondi a chiamarla. Ma che c'ha? Un orologio, attenzione. Sì, più o meno. You left already? Why didn't you wake me up? E infatti, scusa, questa è maleducazione. Ho capito, ma well, dovrebbe essere un addio, si together. Spera. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Raccogli il dono. Aspetta che ci ha comprato l'orologio. Guarda qua che smartwatch, attenzione. Grande, già parte a suonare, eh? Però è già sporco, scusa. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. Sì, piove, quindi non è che. Macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days.
but stress can wear you out. Tell me about it. Tieni per me a consultare l'orologio. Tac. Trova qualcosa di nutriente da mangiare. Allora, nello smartwatch ci sono quattro quarti, di cui uno è l'acqua, gli altri tre sono legati al cibo, perché una cosa interessante di questo gioco qual è? Che vi dovete nutrire anche in modo, diciamo, abbastanza bilanciato, perché ci sono proteine, carboidrati e grassi. Se non sbaglio, le proteine dovrebbero essere quelle in rosso, i carboidrati in giallo e i grassi in verde. L'ho visto, come detto, perché ho visto un po' di video degli sviluppatori durante questi mesi e facevano vedere questa cosa della dieta bilanciata. Aspetta, prendiamo la barretta proteica. No, aspetta, però ce la dovevamo mangiare. Mangia. E infatti, carboidrati, proteine e grassi. Questa è bilanciata, quindi un'altra. Facciamo pure l'altra. Come stiamo messi? Tac, a posto, grande così. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? Sì. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Sì, ma siamo circondati dai ratti qui comunque. Li sento ma non li vedo. Fa attenzione, eh? No, che ragazzo, lascia fare. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Nel frattempo faccio cose. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. Allora, esamina la bacheca. Ah, questa qui, ok. Allora, un attimino, partiamo dalla nota. Vediamo un po', guerrieri dipinti con teschi. Ieri mentre navigavo sul fiume abbiamo visto dei misteriosi guerrieri col corpo dipinto. Chi sono? I nostri amici gli Yabawaka sembrano aver paura di parlarne. Allora, leggi testo provvisorio. Ah, forse perché ancora no, come detto è ad accesso anticipato, quindi probabilmente ancora non l'hanno tradotto, perché qui le scritte ci sono. Vabbè, sembra meno male. Pianta di tabacco, le foglie sembrano essere buone per leggeri avvelenamenti. Ah, ok. Ci sono quindi anche serpenti velenosi, per quello ci dice la pianta di tabacco. Yabawaka, se si pronuncia così, non so. La tribù degli Yabawaka è uno di circa 80 gruppi che vivono nel profondo della giungla amazzonica. A causa del timore verso il mondo moderno, si tengono isolati. Saremo i benvenuti? Sono l'unica risposta, l'unico indizio per scoprire il motivo della nostra presenza qui. Leggiamo anche queste. La tribù perduta, questa è la loro terra, un'eredità che si tramandano, questa già l'avevamo vista, è lo stesso. Qua ci stanno mammiferi della foresta pluviale, sono innocui, oltre ai pericoli della giungla nascondono emozioni ben, mammiferi di piccole dimensioni, sono una fonte di cibo per gli indigeni, sono ricchi di proteine e grassi, un ottimo complemento a frutta e verdura. E beh sì, la dieta bilanciata, ecco, qua sono cazzi invece giaguari. Giaguaro, il felino più grande del continente americano, le sue mandibole sono più potenti di quelle di un leone, in grado di frantumare il cranio delle prede, caccia sia nella foresta che nell'acqua, nessun luogo è sicuro, un cacciatore della tribù ha incontrato un giaguaro stanotte, è fortunato a essere ancora vivo. Sì, però è braccetto non sta bene e quindi noi occhio. Consultiamo l'orologio. Dirigiti a nord e trova una pianta di tabacco. Ah, ok, perfetto. Scorre la rotellina del mouse per modificare le opzioni. Abbiamo l'orario, sono le 14, ci siamo svegliati presto proprio. E verso guarda, aspetta, fammi vedere che altro c'ha. Ah, no, niente, questo è quanto. Vabbè, smartwatch sì, ma fino a un certo punto dobbiamo andare verso nord. Guarda sti sorci maledetti. Allora, fermi tutti, verso nord, lì. Capito, ho capito, non è che devi suonare ogni volta, eh. Mazzette paccio però. Dobbiamo andare a... Dirigere a nord, trova
Una pianta di tabacco. C'era l'immagine. Ah, aspetta, qua c'è una corda, quindi probabilmente si può. Ok, vediamo se troviamo sta pianta di tabacco, che non si sa mai possa esserci utile per il... Ecco, questa ceppa. Graffio, abrasione, taccuino, nuova voce. Ma va a cagare, ma sei un rincoglionito. Mia, la corda si è rotta? Ok, sì. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Cos'è, un bambino che piange, sembra. Just me, are you okay? Ma più o meno. I'm not sure. Vabbè, camminiamo, bastone. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Dopo aver... Esamina il tuo corpo. Diagnosi. Ispeziona, sarà. Ah, ok. Con questo ruotiamo. Ma che tostata. Aia. That's definitely not good. Ci siamo smandrappati al braccio, signora. La coscia. La coscia pare che sta bene qua. Ok, tutto a posto. Quindi solo il braccio siamo frantumati. E quindi? Ah, aspetta. Solo un graffio. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need oddio, to effettivamente. You remember how to do it? Allora, aspetta, ah, no, no, assolutamente I no, ma neanche lontanamente. That I remember. Look for Molineria. Molineria. Has, long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay. Allora, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Allora, momento, andiamo nel taccuino. Ah no, possiamo andare direttamente così nel taccuino, perfetto. Tra queste Molineria, ok, eccola qua. Queste sono le foglie, ci stanno dei fiorellini gialli. Quindi datemi un attimo che qua... Anzi, fatemi vedere un attimo il taccuino, altre cose che... Qui abbiamo il tabacco. Sì, proprietà di antidoto, quindi era giusto quello che avevamo visto. Aspetta, taccuino, fasciatura di foglie. Cura conosciuta. Le noci sono la miglior fonte di grassi. La frutta è la miglior fonte di carboidrati. La carne è la miglior fonte di proteine. Bevi sempre acqua pulita o bollita. Bere acqua non sicura può causare infezioni di parassiti. Ok. Sanità mentale. Ok, quindi qua stiamo pure splashati. Qua è la cura. Vabbè, dobbiamo trovare le foglioline. Vediamo cos'altro c'è. Pugni, asce. Aumenta i danni. Lame. Aumenta i danni. Consuma meno resistenza. Ah, questi sono tipo i perk. Lance. Creazione. Accensione fuoco. Cucina. Tiro con l'arco. Lancio. Lavorazione animali. Che tostata. Che tostata. Il fuoco. Qua non abbiamo niente. Vabbè, cerchiamo la pianta. Ci sono, eccola. Perfetto. Al volo. Tac, tac, tac. Foglia di Molineria. Allora, N. Apri il taccuino. Aspetto della pianta. Vabbè, l'aspetto della pianta l'abbiamo fatto. Dobbiamo andare a Crea. E fasciatura di foglie. Crea. Qui abbiamo il nostro zainetto, comunque con quattro macete per essere sicuri. Robe, vedete che le mettiamo così. Un po' di cibarie. Questo è per accendere il fuoco, va bene. E fascia la ferita, quindi torniamo a diagnosi. No, dammi il braccio scassato, che è questo. Fammi prendere la fasciatura e ce la piazzo sopra. Grande così. Olè, a posto, guarda com'è fashion. Aspetta che chiamiamoci. Here a posto, siamo all wrapped up nicely. Pronti. Does it hurt? Sorcio, maledetto. Aspetta, rispondi. Non ne hai idea, guarda, fa malissimo. Proprio. Non... Porefito mio. Vabbè, lascia fare. I am hugging you now. Mm-hmm. Better? C'è un'altra, forse semmai. A bit better. Yes. Prepariamoci un po' di cure. I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though.
Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Ok, vabbè, io che devo... Ah no, giorno 32. Addirittura 32? Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. C'è qualcosa che non quadra. What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Non funziona la radio comunque. Trova Mia. Modalità storia. Hai completato il tutorial parte della modalità storia che sarà disponibile nella versione completa. Il gioco è ancora in corso di sviluppo e contiene solo una parte dell'esperienza di Green Hell. Il team di Creepy Jar spera che il gioco ti sia piaciuto. Se lo desideri, lascia un commento sul forum di Steam. Premi spazio per continuare modalità sopravvivenza. Come vi dicevo, questa qui è un intro, diciamo, di quella che sarà la storia implementata successivamente. Mentre per il momento c'è la modalità sopravvivenza. Quindi se noi andiamo con spazio... ok, andiamo proprio nella modalità sopravvivenza. Classico, survival. Dobbiamo sopravvivere a tutto. Quindi ragazzi, a questo punto, questo primo video era dedicato appunto al tutorial, a capire un po' come funzionava e a dare un'occhiatina a questo titolo. E adesso partiamo con la modalità sopravvivenza, dove non abbiamo una cippa e dobbiamo imparare a sopravvivere. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate like, condividete, fatemi sapere se volete appunto vedere quella che sarà per il momento la nostra avventura di sopravvivenza. Mi raccomando, quindi fatemi sentire il vostro supporto per il ritorno dei survival con il nostro sportiveggiante avventuriero che probabilmente morirà brevissimo, sicuro, poco ma sicuro, in questa foresta. E niente, seguitemi su tutti i social, soprattutto Instagram, Twitch per le live, Facebook, eccetera, vabbè, trovate tutto in descrizione. Noi ragazzi ci vediamo con il prossimo episodio. Dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.